let me down. Ciao ragazzi, benvenuti nel primissimo video del 2022. Eh sì, siccome sono ormai due anni che porto video su YouTube, è il momento di fare uno speciale molto molto speciale. E quindi ho pensato, qual è la migliore occasione se non mostrandovi la mia intera postazione, o meglio ancora facendo un room tour di tutto quello che c'è intorno a me quando faccio i video. Quindi incominciamo. Sono abbastanza convinto, ragazzi, che quello che vi mostrerò potrebbe o piacervi o sorprendervi, oppure potrebbe anche deludervi, chi lo sa. Ma siamo fiduciosi e andiamo avanti. Intanto, ragazzi, buon 2022 a tutti quanti, ma ve ne parlerò tra poco. Saliamo. Il primo personaggio che ci accoglie è lui. Questo, ragazzi, è un pupazzetto tipo marionetta che ho realizzato quando andavo alla scuola materna. Dovrebbe essere una sorta di parodia di Albert Einstein, però lo so che fa abbastanza schifo, quindi sopportate. Appena si entra in camera mia, ragazzi, la prima cosa che ci accoglie è quella locandina di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, un film che ha fatto veramente la storia del cinema. Dopodiché partiamo proprio da questa colonna davanti a me. Abbiamo, vabbè, la locandina di Pulp Fiction. Ogni tanto, ragazzi, io sposterò la webcam che vedete davanti a me. Poi appena saliamo su ci sono altri due personaggi che hanno accompagnato la mia infanzia, ma anche quella di dozzine di voi sicuramente, ovvero Scooby-Doo e il mitico Paolo Villaggio nel ruolo di Fantozzi. Ma adesso vediamo cosa c'è alle mie spalle di nuovo. Questo intanto, ragazzi, è il mio letto, molto semplice. Qui c'è il cuscino della Lego che mi ha regalato mia madre per un compleanno, per un Natale, non mi ricordo, ma non importa. Qua poi c'è il comodino che avete visto in tutti i miei video, diciamo, da booktuber, con il mio iPad. Quello è un altro iPad che sto cercando di far funzionare di nuovo. Poi qua abbiamo questa fantastica luce che ho preso su Amazon, vi lascerò il link qua sotto in descrizione perché è fantastica, che basta premere qui e si accende, ma non solo, ha varie gradazioni, dopodiché ha il lampeggio e infine il colore. Adesso è verde, giriamo il dito, può diventare blu, rosa, gialla, tutto quanto. Poi premi ancora e si spegne. Qua poi abbiamo il mitico Game Boy di Super Mario della Nintendo, pensate un po', datato 2004. E funziona ancora, pazzesca questa cosa. Poi davanti a me potete ovviamente notare la libreria che vi ho fatto vedere in decine e decine di video, con tutti i libri di Stephen King. Perché come sapete anche a libri io sto messo molto spendaccione. Qua poi da questo lato abbiamo tutte le mie costruzioni Lego, ragazzi, che vi ho mostrato in qualche video. Ogni volta che faccio video in questa posizione voi li vedete alle mie spalle. Qui poi abbiamo il mitico castello della Disney di Lego, ragazzi, che avete visto nel video speciale dei 600 iscritti. Ragazzi, credetemi, ogni volta che ci passo davanti mi sorprendo per quanto è bello. Poi qua abbiamo i miei libri di Terry Brooks, con dei peluche che possiedo da quando sono piccolo, come questo orsacchiotto, l'orsacchiotto dei Pandistelle. Poi abbiamo anche Tom di Tom e Jerry. E poi c'è lui, Mantei, che al momento sta riposando, quindi cerchiamo di non svegliarlo, sennò veramente inizia a parlare ad alta voce e ci rovina il video. E qui abbiamo il nostro, e qui abbiamo il nostro carissimo Prezzemolo. Spero per tutti, ragazzi, che siate stati almeno una volta a Gardaland per poter giocare insieme a Prezzemolo. Poi qua sotto abbiamo altri libri di Terry Brooks e i libri degli youtuber che mi hanno ispirato in questi anni. E poi qua sotto abbiamo libri vari. Lì abbiamo una semplicissima poltrona, che è dove mi metto io ogni tanto per rilassarmi, per leggere un buon libro. Ma adesso andiamo qua dietro, ragazzi, perché qua c'è la mia postazione, o meglio, questa, ragazzi, è stata la mia postazione negli ultimi 2 anni, credetemi. Questo è il computer che attualmente sta facendo altre cose con Teams per l'università. Questa, ragazzi, è la serie televisiva a cui tengo maggiormente, Elementary. Poi abbiamo un po' di fazzoletti, lì c'è un DAS che devo ancora usare. Qui c'è lo slime che vi ho fatto già vedere in un video. Il mio orologio motocicletta. E questa è la lampada. Perché una cosa che non vi ho detto, ragazzi, è che camera mia funziona con Alexa. Quindi guardate. Alexa, accendi luce magica. Molto forte, ma non è tutto, guardate. Alexa, colore verde su luce magica. Ma non è finita qui, ragazzi, perché in camera mia ci sono molte altre cose che funzionano con Alexa, per esempio anche solo il colore del soffitto. Io ce l'ho verde, ma se volessi avercelo di un altro colore mi basta dire: Alexa, colore blu su soffitto. Tadan! È molto bello, veramente, ragazzi. Io sono veramente contento di avere Alexa con me perché, insomma, posso farci tutto quello che voglio con i colori delle lampade e del soffitto.
Adesso, ragazzi, passiamo alla parte più confusionaria di tutta la mia stanza, ovvero quella che è la mia nuova postazione da YouTuber, che la vedrete tra poco. Mentre qua ci sono un po' di cosette varie. Qui intanto abbiamo la mia televisione Philips, che mi basta sdraiarmi sul letto e far partire il DVD oppure il film tramite il cavo Ethernet del mio computer. Qua sotto abbiamo la mia collezione di DVD. Poi abbiamo là dietro altri DVD, e là ci sono cose varie del sub, il mio Medikit, il contenitore per la GoPro, il contenitore dei cavi e dei pezzi sostitutivi per la GoPro, e infine tutti i miei sfondi e il sostegno per lo sfondo verde. Qua ci sono faldoni e portadocumenti vari che devo ancora sistemare. Questa invece è la mia mitica stampante Brother che funziona a wifi. Poi qua ci sono un po' di amichetti, come ad esempio il mio portatappi perché io faccio la raccolta. Il mio caro amico Mammolo, il mio caro amico Winder, che è un orsetto che mi hanno regalato moltissimo tempo fa. Qua abbiamo anche un metro perché può sempre servire, vecchio stile che mi ha dato mio nonno. Qua poi abbiamo questo che è di quando giocavo a pallanuoto. Qua sotto abbiamo i domino perché voglio farci una cosa speciale. Un po' di disastro con i cavi. Qui ci sono pezzi vari per i sostegni e che riguardano anche il mio dentista. E invece qua sopra abbiamo il mio condizionatore della Fujitsu. Mentre qui invece abbiamo un portadocumenti e cosette varie. Poi qua abbiamo il mitico casco dell'Iron Mask che vi ho fatto vedere in questo video. Andate subito a vederlo perché è bellissimo. Qui abbiamo le mie due bacchette preferite, quella del giovane Albus Silente e quella di Bellatrix Lestrange, con dietro le saghe fantasy più belle: Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, Harry Potter, Twilight e poi qua. Questo, ragazzi, che voi ci credete o meno, è il Death Note dell'omonimo anime e manga. Poi sopra abbiamo Pinocchio, i miei certificati da subacqueo. Poi qua abbiamo un tagliasagole che mi hanno regalato per Natale. E poi abbiamo tutta la mia collezione dei film di Stephen King. Questa vecchia lampada che è un regalo di Natale. Poi qua abbiamo Balto, un piccolo aspirapolvere per aspirare la polvere dalla mia tastiera e anche dalla scrivania, che è molto utile. Tutta la collezione della Pixar che si sta evolvendo man mano che escono film nuovi. Poi qua abbiamo tutta la collezione dei classici Disney in DVD. Poi qua abbiamo due colle, delle penne molto interessanti che sono fatte con il bambù che ho preso al Museo Etnografico Cinese di cui avete già visto il video. Poi qua abbiamo questa luce che è molto potente che ho comprato su Amazon. Trovate sempre il link in descrizione. E infine, ragazzi, questa è la mia nuova postazione da YouTuber. Guardiamola tutta passo passo. Allora, per cominciare, qua abbiamo il mio computer della Asus, progettato proprio per essere un computer da gaming. Poi qua abbiamo il mio fantastico microfono della Tonor, che mi ha letteralmente salvato la vita per tantissimi video. Qui abbiamo de delle nuove cuffiette con microfono incorporato per quando, per esempio, vorrò fare delle live. Qui abbiamo il telecomando del condizionatore. Qui abbiamo il disastro di cavi e di hard disk che ho cercato di renderizzare il più possibile. Anche con la situazione cavi sono messo abbastanza bene, non ci sono troppi disordini. Qua li ho dovuti attaccare con lo scotch perché non c'era altra soluzione. Qua dietro poi abbiamo dei faretti, il supporto per PC per quando si scalda troppo, la mia webcam che ho ordinato un supporto speciale per tenerla su, per attaccarla più vicino al soffitto. Per attaccarla vicino alla parete in modo che non mi dia problemi con lo zoom. Poi qua ci sono un po' di cose varie, il mio portachiavette USB che è già pieno, ragazzi, dovrò comprarne un altro. Poi qua abbiamo la mia borraccia con l'acqua, il mio porta hard disk, ragazzi, che anche questo è pieno zeppo, un faldone con documenti vari sull'università e quant'altro. Questo è l'astuccio delle nuove cuffiette. E infine qua, ragazzi, abbiamo l'ultima costruzione di Lego con la Torre Eiffel, che è un puzzle. Vi lascerò il link per acquistarla anche qua sotto in descrizione perché è una delle cose più belle che ho in camera mia. Il Lego del Natale. Poi qua sotto abbiamo il mio drone. E infine qua sotto abbiamo tutti i miei libri di filosofi e di quant'altro, più i libri più rari che possiedo, che vi ho già presentato in un video. E sotto, ragazzi, ce ne sono altri. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che la mia camera e quello che c'è all'interno vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa potrei migliorare oppure aggiungere per rendere la mia camera ancora più
degna del canale che sto creando. Soprattutto fatemi sapere qual è il vostro colore preferito, così potrei farci un video interamente con esso, cioè vi spiego, un video dove metto dietro di me il colore delle luci in base a quello che mi dite voi. Noi ci vediamo la prossima settimana, ragazzi, con dei nuovi video qui su YouTube, qui su Alex Amat. Ciao! Se il video vi è piaciuto, allora mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!